Parliamo di fondi europei e dei 18 milioni e 400 mila euro che sono arrivati e che arriveranno fisicamente a Biella. È importante farlo insieme all'assessore di missionario ad opere pubbliche del comune di Biella, Davide Zappalà, perché è stato lui a lavorare a questo importante progetto. Buongiorno, Davide. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, va ricordato questo per correttezza, per dovere di cronaca e quindi, insomma, avete progettato tutta una serie di interventi in primo piano, tra l'altro, le scuole. Sì, allora intanto va detto una cosa, arriveranno se il Comune di Biella riuscirà ad appaltare questi lavori entro il mese di settembre del 2023. Quindi è una bella notizia che sono arrivati ma non sono sul nostro conto corrente, bisogna non perdere di vista l'obiettivo. Dopodiché era un bando rigenerazione urbana che è stato irrorato più di quanto ci si potesse immaginare grazie ai cosiddetti fondi del PNRR con cui l'Unione Europea sta cercando di mettere liquidità nella società per aiutare l'economia a riprendersi dopo gli anni del Covid in cui siamo ancora in corso. Per quanto ci riguarda, quindi è stata una rigenerazione che, seguendo il filo conduttore del bando, andava a toccare alcuni elementi. Noi le abbiamo puntate le energie su sport, scuole e servizi sociali. Ecco, E a abbiamo proposito di scuole, sono diversi gli edifici, davvero numerosi, che beneficeranno se tutto va come deve andare di questi interventi. Insomma, mi pare di aver capito che avete lavorato gomito a gomito insieme all'assessore Bessone. Sì, l'assessore Bessone è stata la grande ispiratrice di questa piccola rivoluzione del patrimonio scolastico biellese, perché c'è anche una filosofia politica che sottintende questi lavori di ristrutturazione. Alcuni sono semplicemente antisismiche, riqualificazione energetica, dove non c'è bisogno di essere di destra o di sinistra per capire che è bene che una scuola non cada Certo. e bene che una scuola consumi di meno. Quindi mi riferisco ad esempio all'intervento alla scuola di Amicis di Chiavazza. Invece altri interventi hanno anche delle finalità differenti. Abbiamo cercato con l'assessore Bessone di individuare quei plessi che potevano diventare anche in grado di ospitare altri studenti di altri plessi. Biella sappiamo che ha una emorragia di abitanti, un po' come tutta l'Europa meridionale e orientale, piccole province come le nostre sono spesso lasciate dai ragazzi che cercano nelle metropoli delle Certo. condizioni di vita migliori e soprattutto quindi con meno edifici e la possibilità di investire quindi più risorse nell'offerta formativa invece che pagare semplicemente le bollette di tante altre scuole. Chiarissimo. Allora, senta, purtroppo noi abbiamo sempre il limite del tempo, magari gli altri settori li analizzeremo così nei prossimi giorni. Inevitabile una battuta sulla crisi di giunta. Lei, insomma, ritornerebbe a Palazzo Europa? Ma mi piacerebbe ritornare innanzitutto perché assieme a questo intervento c'è l'altro bando che avevo vinto io per fare in Piazza Vittorio Veneto la Certo. centrale della città e stavamo lavorando sull'allargamento di via Bertodano, tutte cose che adesso si sono dovute accantonare. Mi piacerebbe rientrare, però condivido che le richieste fatte più che, del mio partito siano più che comprensibili e quindi deve essere tutta una serie di problematiche che devono essere risolte, che vanno anche al di là della mia persona. Comunque, grazie Certo, per la domanda. se io credo che insomma dopo oltre 6 mesi ormai i giochi si devono chiudere, quindi a breve arriveremo sicuramente a un risultato. Ripeto, lei ha lavorato a questo bando, a questo progetto per ottenere i finanziamenti e ci sembrava assolutamente corretto ricordarlo. A presto, buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a voi.